già un indice di notevole crescita, secondo me possiamo ancora migliorare, infatti vedremo che non siamo riusciti a portare rappresentanti di tutti i tornei, ce lo poniamo già come prossimo obiettivo per la stagione 2015-2016. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie Carlo. Io naturalmente vi porto i saluti della Federazione Italiana Pallavolo. Quindi grazie a tutti, spero di non aver dimenticato nulla. Qui abbiamo tutta la serie di quello che si vinceva anni fa, quindi sono certo che quando arriverà qualcuno che vorrà investire nel nostro pallavolo locale, troverà dirigenti ben preparati, pronti a riportare la pallavolo agli antichi fasti. Di questo ne sono più che certo. Ringrazio anche Aldo, il nostro consigliere regionale della federazione, Aldo Greci, grazie per la partecipazione. Ragazzi, buon divertimento e grazie per quello che fate per me. Usiamo Giovanni come thread union tra la parte istituzionale e quella organizzativa, in quanto è stato uno dei promotori, dei partecipanti del primo Summer Tour e dei promotori della rinascita di questo secondo Summer Tour che, come dicevo, festeggi 10 anni. Per cui, sempre chiedendoti un intervento conciso ma pesante, ti chiedo di parlare buona parte in veste di pioniere del Summer Tour e parte anche in veste istituzionale. Allora, innanzitutto, grazie mille, stavolta mi ritrovo di qua, in realtà sono da Cina. Nel frattempo stiamo dove stiamo, Carlo ha parlato di un maggiore impegno e quindi sarà sicuramente quella un'estate fantastica. E io sono lì, insomma, se avete bisogno di qualsiasi cosa, lo sapete. Alla fine, e la finestra non delude. La finestra non manca mai e soprattutto, insomma, se ci sarà bisogno, io l'altro giorno guardavo, perché quando giro per la città guardo i pratini. E allora dico, ma sai che davanti al Duc quasi quasi una roba, un paio di partitelle, però ci sono anche i bagni, però non siamo ancora lontani dalla città, non siamo ancora pronti. Comunque la città ha tanti belli spazi a disposizione. Ne parleremo. Ringrazio Giovanni per l'intervento. A questo punto io proporrei di introdurre anche dei personaggi nuovi e la parte di marketing, dopodiché sveleremo chi sarà il personaggio del Summer Tour 2015 e gran finale sveleremo il vero e proprio calendario. A te la parola. Okay. Ti lascio parlare il tuo socio, riagganci e vai. Mi riaggancio direttamente, ringrazio intanto tutti per essere presenti qua oggi. Riaggancio semplicemente partendo dai numeri e danno una dimensione a quello che effettivamente il coinvolgimento, come diceva Cesare, che è una cosa molto importante quando si parla di promozione del pubblico del Summer Tour. Numeri che sono legati a partecipanti sempre in crescita, molto eterogenei tra di loro, quindi che vanno da il ragazzino a anche la persona più matura, chiamiamo così, famiglie comunque che coinvolgono tutti i componenti all'interno dei weekend, proprio perché una delle caratteristiche è proprio fornire a tutti la possibilità di poter passare una a una più giornate, comunque in un contesto di aggregazione, un contesto di divertimento che associa anche la parte sportiva e con una certa punta di agonismo che è sempre molto spiccata, almeno per quanto ci riguarda, nel nostro circuito. E cominciare a trattare il prodotto Summer Tour in questo ambito come qualcosa che avesse bisogno di un'effettiva competenza specifica, e in questa fase abbiamo avuto la possibilità, diciamo la fortuna anche, di trovare proprio con un semplice richiesta d'aiuto l'appoggio di Roberta Zanini, che è qui con noi, che è una neolaureata in trade marketing, che per conoscenze è comunque legata in un qualche modo, anche siccome nel mondo un po' più periferico, a quello che è il mondo della pallavolo, comunque a persone che conosce, che frequentano il nostro circuito, comunque che giocano, hanno già partecipato ai nostri eventi, che ci aiuterà in questo ambito
legato proprio a strutturare un piano editoriale di uscite legate alla promozione di tutti gli eventi del circuito. Quindi sui social usciremo con una cadenza diciamo più possibile appunto organica, tale per cui ogni evento avrà la possibilità di essere supportato nella fase di lancio, nella fase post con tutta la parte legata ai contributi, spero siano tanti, che stanno preziosi, lato multimediale, quindi foto, video, anche gli stessi utenti che possono essere coinvolti nel diciamo sfruttare un fenomeno selfie come altre tipi di iniziative per poter testimoniare chiaramente che si stanno divertendo nei nostri eventi, come noi speriamo, e in più chiaramente rafforzare delle iniziative collaterali legate alla parte di, chiamiamo, merchandising che ci rappresenta, che sono prodotti o comunque piccole testimonianze che portano anche il brand Summer Tour, diciamo il marchio Summer Tour, anche in giro ad essere conosciuto al di fuori di quello che è il contesto prettamente di Parma e della regione, che tra l'altro con ottime diciamo ottime testate di stima o comunque di interesse, perché poi far spostare gente da altre regioni è sempre abbastanza importante. Non siamo Bibione, non siamo il Ciò dei Marathon, però nel nostro piccolo insomma stiamo diventando un fenomeno di cui si parla, quindi c'è qualcosa di positivo. Quindi sì, appunto volevo ringraziare per questo contatto, dire che sono fresca di laurea in marketing e che sfrutterò questa occasione per mettermi alla prova e per cercare di dare al meglio in questa opportunità. Insomma, non sono all'interno del mondo della pallavolo, ma imparo in fretta, insomma, quindi cercherò di mettere a disposizione le cose. Grazie. Benvenuta. Quindi con mia somma gioia quest'anno abbandono il palcoscenico che mi ha visto protagonista. Allora, profilo greco. Lo svegliamo sopra? Cioè, quello va a coprire l'altro. Non svegliare così. Si vede. Dai piedi. Allora. Diamolo verso allora. Ci vuole uno alto che mi dia la mano. Beh, allora io sono Ughi, penso sia la persona più adatta. Non c'è di alti, a me lo fai 4 minuti. Aspetta, Più alto chi è? Pippi. Ughi e Pippi. Tu siediti lì, appari da dietro. Mi sposto qua, guarda. Okay. Se volete svelare, 3. 1, 2. 2. E 3. La prima tappa del programma è quella di Sorbolo, mi hanno scritto che non posso essere presenti, è un ritorno perché già nella 3 stagioni fa avevano realizzato, grazie della pallavolo Sorbolo, un ottimo torneo di fronte a Via Gruppini nel campo da calcio. È stato anche in quel caso lì uno dei tornei d'apertura, non era stato il primo perché c'è stato quello dell'Aurora a precederlo, ma sarà sempre con la formula come era stato sviluppato in prima occasione del 3x3 femminile limitato alla Serie C, il 3+1 appassionati con un uomo massimo prima divisione, cioè scusate, con gli uomini massimo prima divisione e almeno una donna in campo, e il 3x3 maschile open. La tappa successiva sarà il beach amatoriale federale organizzato dall'Energy, che si occupa di tutta la stagione del federale. Nella fattispecie il main organizer sarà Carabaglia, come abbiamo detto è impegnato a valutare la qualità di altre sabbie, e per cui Francesco, se vuoi presentare te, se no abbiamo il presidente dell'Energy, però ti devi alzare in piedi. Allora, alzare in piedi qua. No, questo è il torneo che abbiamo pensato di organizzare per infrasettimanale per gli amatori, ma non amatori, perché è un torneo misto di beach volley
mani di Mago i piedi, perché la tappa successiva la presenti sempre te. Sì, è sempre, sì, è sempre federale. Qui a Parma ci siamo. Sì, tra l'altro. E quindi diciamo così, è il 14 giugno ed è a termine di un centro estivo che organizziamo proprio al centro federale per i bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, gratuito per la mattinata, come poi sarà gratuito anche quello che faremo in cittadella. Ne approfitto perché tra l'altro c'è anche Giovanni che ci dà questa possibilità come assessore. È molto interessante perché comunque noi cerchiamo di farlo più gratuito per invogliare più bambini possibile a venire qua a giocare a pallavolo. E quindi anche quelli che non giocano a pallavolo ovviamente. E tornando al torneo, è un torneo giovanile, infatti l'abbiamo chiamato primo torneo Junior Green Federale, in prospettiva anche di continuarlo poi per gli anni a venire. E è suddiviso in due categorie, è una Under 15, misto, quindi maschi e femmine come, organizzati come vogliono, 3x3, e Under 18. Nell'Under 18 invece è obbligatorio avere in campo almeno una donna. E questo però è di green volley, a differenza del torneo per il quale abbiamo parlato prima, del vice amatoriale. E domenica 21 giugno è un green volley, nato 5 anni fa come una sfida con il mio amico Marco Pessina, che oggi non è presente, che mi ha sempre aiutato. Possibile che non c'è un green volley in città, cioè inventiamocelo. Abbiamo fatto il campo dietro la parrocchia di Piazzale Pablo, con una storia che chi ha partecipato si è messo a piovere, però dopo siamo andati in palestra a giocare due il campo con lo scotch, poi si è messo di piovere tutti fuori. E tanto per farvi un esempio, l'Aurora, che nasce storicamente come società di calcio, ha smesso di fare il torneo di calcetto e ha detto c'è solo il torneo di pallavolo. E le nostre formule sono, diciamo, noi siamo stati precursori nel famoso tratto della tale femminile, che poi alla fine ha preso piede con tutte, anche perché ricollegandomi ai numeri di Cesare, le donne in rapporto agli uomini, guarda se mi si è sbaglio, Cesare c'è un rapporto di sfidaggio esagerato. E quindi noi ci facciamo il contrario, quindi tra uomini e una donna. E invece noi, diciamo, chiaramente ci vuole più da metterli insieme, perché sono donne e non sono i maschi, sono le femmine. Allora noi abbiamo le formule divise, abbiamo il 3x3 femminile open, abbiamo il 3x3 maschile limitato alla prima divisione, però con possibilità eventuali di far giocare una donna. E più abbiamo il 3x3 maschile, quello senza limiti. Il torneo delle scarpe, che per una scelta che abbiamo condiviso con Francesca non abbiamo inserito, per non porre dei limiti che avrebbero potuto creare difficoltà di varia natura agli organizzatori, non abbiamo inserito nel tabellone, ma è un torneo storico della nostra provincia. Il torneo delle scarpe, se vuoi dire in 15 parole, hai anche di fianco la Sandra, no, che è la memoria storica del torneo, oltre che valido aiutante e limitativo. È una delle anime del torneo. Iniziamo. Però ti devo chiedere sempre perché sei. Sì. Allora, io riparto il 29 di giugno, la formula è sempre la stessa, è un 6x6 misto, la limitazione è B2, ho aumentato un po' i personaggi, quindi possiamo reclutare fino a 18 persone. E durerà circa 3 settimane, la formula è sempre la stessa per fare questo il nostro decimo torneo delle scarpe. Memoria al bambino. Memoria al bambino. Esatto. Come vedete si sta alzando sempre più la sticella. Il torneo delle scarpe era partito dalla divisione, siamo alla B2, tempo 3 anni arriviamo alle Olimpiadi. Esatto. Il gioco molto più qualificazione per l'esatto. Dunque, torniamo un attimo indietro temporalmente e qui abbiamo tutta l'organizzazione che è a prendere l'acqua visione in questo momento, per cui Paolino sei l'uomo più delegato dal... Ti fissi la telecamera giusta e poi passi dall'altra parte e presenti il green dei Bertos, Mattis e Pasinis. Allora, il green volley di Fontanellato, quest'anno è il 27, quindi forse si fa anche il tempo a tornare da quel giro. Non so se riusciamo a tornare, però proviamo. E allora, sì, come ogni anno organizzano questo torneo che è nato, da quel che mi ricordo,
in complemento a quello che è loro un altro torneo ancora più amatoriale che fanno sulla sabbia durante la settimana, e però negli ultimi anni ha riscontrato un grande successo. Il successo è legato innanzitutto anche alle location, perché comunque è all'interno di una piscina di Fonte del Lago, quindi tempo promettendo, è una combinazione, devo dire, spesso vincente. E ragazzi sono molto organizzati, a parte uno dei Bertozzi, che dietro voi quali. E li puoi venire a presentare il vostro torneo, seconda edizione. Torniamo in sala vacanza, come diceva prima il vincente Mancini, che come diceva prima Cesare, ospiterà il giorno 6 giugno, forse l'avvenimento più importante di tutto l'anno della pallavolo nostrana, il Volley Day. Possiamo fare un piccolo, apriamo una parentesi molto rapida, complimentarci con il mister Massi per la promozione in B2. Ma poi la giornata Massi. La Tre d'Union, quello che è il momento più importante di tutta la stagione per quello che riguarda tutta la pallavolo. Infatti dicevo, c'è mini volley, c'è indoor, c'è green quel giorno lì, ed è il 6 giugno nella bellissima piazza, nella bellissima parco della Rocca. Spero ci saremo tutti. Qualche settimana dopo, il 4 di luglio, invece, non è nato solo qualcuno, ma c'è quel torneo. 4 luglio a Sala Paganza, questo è il secondo anno, anche se in realtà noi organizzatori di questo Joker Gran Voglio di Sala Paganza siamo fin dall'inizio in questo circuito di San Arturo. Insomma, abbiamo girato un po' di sedi per San Michele con varie formule, però insomma crediamo molto in questo circuito. Fin dal primo anno abbiamo creduto che fare la pallavolo d'estate tra gli appassionati in giro per la provincia sia una formula vincente. E qui ci sono diversi personaggi che lo organizzano, ci sono menti, brazza, ma noi preferiamo far parlare il cuore. Vieni Greg. Greg. Vera anima del circuito, lui ci pensa lui. Due minuti dopo la fine del torneo sta già pensando a quello successivo, ed è proprio lì che pensa lui. Il terzo personaggio mi sta più piccolo, no, comunque quest'anno è il decimo anno. Niente, aggiungo una cosina io, se permetti, forse non so se la stavi dimenticando, la vera festa invece estiva del Green Volley, del San Arturo in generale, sia proprio il sabato sera di questo torneo. Abbiamo qui l'animatore principale, che in quel momento lì dovete smettere di parlare perché entra in trance agonistica, per cui diventa abbastanza pericoloso, però i risultati sono estremamente esaltanti. Ci stiamo muovendo semplicemente grazie anche al supporto dei ragazzi comunque che animano la festa, comunque la fanno loro la festa, al di là di quello che organizziamo noi, per garantire anche quest'anno comunque una serata di divertimento col benestare del clima, del tempo, speriamo, e comunque che sia comunque una giusta preparazione a quello che è la domenica. Di solito chi sopravvive al sabato sera, la domenica bene o male, quando arrivi in finale dà sempre comunque spettacolo dopo averlo dato fuori dal campo, quindi cerchiamo di dare questo connubio anche quest'anno. Non abbiamo particolari star per il momento già presenti, perché anche quello diventano. Esatto, dopo, giustamente, esatto. Cioè, abbiamo visto giocatori di livello nazionale dare il meglio in tante situazioni. Quindi vediamo se hanno altri di garantire lo spettacolo fuori e dentro il campo, poi dopo lo faranno loro, loro sono i protagonisti. Insomma. Altre due piccole annotazioni, appunto, introdotta da Max Belletto. Ormai è diventata tradizione che uno o due anni dopo che hanno. Si sono messi in mostra al torneo di Innocento, che inevitabilmente Berruto ci deruba. Esatto. È successo 6 volte, per cui. Allora era lui quello con i battifini. Esatto. Cominciamo a sospettare che c'è qualcuno che viene a visionarli lì. E la seconda nota di colore è la cosa più strana del mondo della pallavolo: la si assiste la mattina alle 7:30, quando si fa il giro dei campi e soprattutto delle tende. Penso che spettacoli così. Gente che mi chiede chi sono dopo che mi ha salutato la sera prima sia difficile normalmente da vedere. Ultima cosa, un ringraziamento enorme alla Sandra, perché è l'unica che riesce a stare dietro le formule che preparo e nelle quali ci perdo anch'io, per cui
Confermo. Cambia nel corso d'opera? No, cambia di anno in anno. Faccio gli esperimenti in inverno. Sono modelli matematici non ancora studiati. Li sperimentiamo lì, è l'unica che riesce a tenerci dietro. L'inverno è una prova. Tappa successiva, il master di beach volley, mi hanno scritto adesso Federico che non posso venire né lui né Alberto. In fatto di beach volley, allora introduco qualcosa, poi ne approfitto per fare un altro aggancio. Allora, mi ha detto che è tutto presente sul sito, per cui vi leggo qual è il sito, è www.beachvolleyparma.it. Ci sono diverse tappe di programma infrasettimanali. Prima di questa tappa finale, il programma è il 15-16 luglio. Queste tappe qui assegnano un punteggio che permettono alle migliori coppie di guadagnarsi l'accesso a questa fase finale. Fase finale nella quale l'organizzazione si riserva di assegnare alcune wild card per i VIP. In pratica si usa a grandi linee la forma del master di tennis, quello che si svolge ogni anno al termine dei tornei del Grande Slam. Tornando sul beach, avremo quest'anno una novità, non so quanto è partita ancora, quanto è in startup, ossia un campo coperto finalmente a Parma, per la quarta volta rimenzioniamo Lucio. Se vuoi aggiornarci in tempo reale, in 15 parole, se ce la fai. E poi qua Lucio, sempre 15 parole. Allora, provo in 15 parole. Dunque, lo stato attuale dei lavori è che stamattina abbiamo messo in pressione i tubi dell'impianto di riscaldamento sotterraneo, che è quello che dovrà scaldare la sabbia. Quindi, se tutto va bene, giovedì prossimo iniziamo con la gettata di cemento che va sopra i tubi, che poi dovrà riposare per un paio di settimane, e poi cominceremo a mettere quei 6 camion di sabbia che ci servono per 6 o forse 7, vedremo, che ci servono per fare tutto lo strato sopra il riscaldamento e sopra il quale giocheremo. E nell'attesa dell'asciugatura della gettata e della sabbia dovremmo completare gli spogliatoi. Quindi io speravo tanto dai mesi scorsi di riuscire a fare una tappa introduttiva di San Martino in maggio, purtroppo si arriva sempre un po' bilanciato, e niente, se va tutto bene nella seconda metà di giugno potremmo aprire, se va qualcosa così dovrebbe essere luglio, insomma, però l'obiettivo è quello, ormai siamo a tiro. Il traguardo si vede, grazie mille, allora come dicevo, tanto Sandra, raggiungeremo anche autumn, winter e spring tour. Altra tappa, secondo anno all'interno del Summer Tour, parliamo del Green di Varano. Green di Varano che l'anno scorso ha tenuto, direi, un ottimo successo, comincio forse riagganciandomi a quello che ha detto Giovanni, ossia all'interno di questa tappa effettivamente c'è stata anche una partita di Green City Volley con la squadra di Parma del Tutta allo Zero e la squadra di Bologna, diciamo vincitrice dell'ultimo titolo, del primo titolo regionale assegnato la scorsa stagione. Per quanto riguarda invece la formula del green volley classico, hanno scelto di optare per il 4x4 open con minimo una donna in campo e il 4x4 misto appassionati, sempre con minimo una donna in campo e massimo un tesserato di serie D. Quindi sono rimasti in linea con la maggior parte dei tornei di green del nostro circuito. Gli organizzatori sono la Varanese, quest'anno ha preso la leadership insieme all'OS Apli, e diciamo, è uscita la Proloco di Varano, ma hanno trovato nuove forze per mandare avanti questa bella esperienza, questo bel torneo che si svolge proprio di fianco all'autodromo di Varano, nel campo sportivo di Varano Melegari. Tappa successiva ancora, abbiamo qui tre dei quattro pilastri di questo del Beach and Beer. Uno è Ivanotto, che è ricomparso dallo stato di profondo coma in cui era fino a 2 secondi fa. L'altro è Paolino Ventrelli, che però l'abbiamo già spremuto a sostituire Iberto. Quindi Max... Però due parole, visto che non parlo mai, di due parole, dai.
Allora, Beach and Beer è, diciamo, l'appuntamento meno, chiamiamolo, ufficiale dell'estate, nel senso che è nato da un'idea anni fa di del nostro protagonista di quest'anno, di Filippo Pippi Marchioni, alias Summer Pipe, quest'estate, in collaborazione con Luca Malati, che è l'attuale responsabile, diciamo, di Villa Bonelli, gestore dei impianti di Anghierano e altri impianti all'interno della provincia di Parma e anche al fuori. Come si svolge? Fondamentalmente è un torneo con una formula estrazione, quindi si svolge con una estrema casualità, anche però potendo garantire a tutti il numero di partite equo, una formula che prevede di dividere i giocatori con tre categorie, diciamo open uomini, open donne e amatori. Le partite si svolgono durante la giornata con, chiamando, assegnando ad ognuno un numero identificativo che provoca squilibri mentali miei e di Ivan tipicamente intorno a mezzogiorno, in associazione al terzo quarto mojito. Comunque, per farvi capire giusto qual è il tono dell'appuntamento, più che un torneo è un happening, diciamo, di appassionati di pallavolo, comunque di stare insieme nella una bellissima location, quella della piscina, appunto, di condita da discontinuità mentale, sì, diciamo. Condita anche da personaggi che sono estremamente selezionati da questo punto di vista, c'è, cioè, chi partecipa è comunque un personaggio che ha già un QI abbastanza selezionato, ecco, al di là di questi che sono magari... Che non sa cos'è il QI. Esatto, che non sa cos'è il QI. Al di là di quelli che sono argomenti forse un po' più, come dire, gioviali di per sé, ecco, quest'anno in particolare noi vorremmo andare a inserire una cosa molto, che per noi ritiamo molto importante. Allora, le premiazioni vengono effettuate tra la prima squadra classificata, seconda squadra classificata, dei migliori 8 che arrivano alla fine del, diciamo, del torneo, che hanno conquistato i 2 punti, poi esiste un vincitore assoluto uomo e un vincitore assoluto donna. Per quanto riguarda il vincitore assoluto uomo, noi quest'anno volevamo in particolare destinare al vincitore un premio alla memoria di un ragazzo che è scomparso di recente, che ha sempre voluto partecipare, quando ha potuto ha cercato di esserci, quando non poteva cercare di far tutto per problemi di lavoro e quant'altro, per essere comunque presente a questa festa, e questa persona è Fabio Vernazza, che ci troviamo tutti puntuali, quindi con un'ora di ritardo, sabato 25 luglio alla piscina Coccodrilo a Milano. Io nel frattempo sto facendo una cura di ansiolitici, Ivan anche, immagino, quindi comunque il torneo è supportato da tante persone che ogni tanto ci vengono a dare una mano per garantire di arrivare almeno fino a sera. Quest'anno provvederò anche i cartelli, attenti agli organizzatori con le loro facce, così. Non dire queste cose. Allora, tappa successiva è un'innovazione assoluta per il nostro Summer Tour. Con Cesare abbiamo parlato all'inizio stagione, abbiamo avuto un grande interesse negli anni passati da parte di atleti piacentini verso il nostro circuito. Quest'anno hanno sviluppato anche loro un circuito sulla base di quelli che erano prerogative simili alle nostre, però hanno voluto mantenere questo trend d'unione. Anzi, c'è stata una tappa già esistente alcuni anni, che aveva chiesto anche gli anni passati di poter essere inserito nel nostro circuito, e quest'anno ha dimostrato di voler essere quanto mai presente, proprio per dimostrare la propria, chiamiamola, stima, la propria anche riconoscenza verso questo circuito, che ha un po' lanciato questa moda anche nella loro moda è una parola brutta, diciamo, questa tendenza, questo modo simpatico di impiegare i weekend estivi nella loro provincia. Parliamo del quarto torneo di Piacenza Green Volley, organizzato principalmente da Davide Tagliaferri, però con l'aiuto anche dello stesso comitato provinciale di Piacenza, è stato confermato da Cesare, che ha tenuto il rapporto subito stamattina, e manda naturalmente i saluti, molto soddisfatto, Marco Bergonti, che si possa collaborare nei due territori, come tra l'altro facciamo negli indoor, facciamo con gli allenatori, percorso allenatore, quindi si apre un'ulteriore possibilità di collaborazione, che credo che sia fondamentale in tutti i settori. Le formule saranno quelle classiche, quelle
la ripresa, come dicevo prima, dalla rana, ossia 4x4 in stopper con almeno una donna in campo e 4x4 amatori sempre con una donna almeno in campo. La tappa successiva, fino a qualche anno fa, era quella che chiudeva la stagione, è sicuramente la storia del nostro circuito estivo, dei nostri appuntamenti estivi. Parlo dell'appuntamento di Campora, che giunto alla sua 25esima edizione. Giovanni credeva di aver terminato con la parte istituzionale la sua parte, ma però si è anche la memoria storica di questo torneo, per cui... La mamma di tutti i tornei. Visto che... ci toccherà abitare anche quella finale, non lo so, dipende da te, se partecipi magari ti toccherà abitare. Beh, insomma, c'è la tradizione dell'arbitraggio della finale, no, Tra di campo ha bisogno di poche presentazioni, di fatto è davvero stato quello insieme a Mozzano che hanno scatenato nella testa di alcuni giovani pallavolisti del tempo l'idea di provare a ragionare su un circuito. E, alla fine il numero di partecipanti è da sempre a ragione di organizzatori che comunque davvero cercano di portare innanzitutto i premi, innanzitutto le competenze ma anche la location. Si è un po' sgonfiata la festa da tempo che una volta si era partiti con una due tende, si è arrivati alla Tendopoli, era diventata una festa quasi come festa dell'unità, adesso forse ha assunto una dimensione normale. Abbiamo anche rischiato di non entrare più a campo adesso. Esatto. Assunta la dimensione normale, adesso non so se la faranno ancora, di solito l'hanno sempre organizzato in collaborazione con la piscina. Un villaggio rock, sì. Quindi probabilmente ci saranno in quest'anno in quella forma appunto un po' più organizzata rispetto al delirio che avevamo messo in piedi noi tanto tempo fa. Quindi di solito c'era gente che organizzava le ferie in modo da non essere occupato le prime la prima di agosto. Infatti avrei più o gente che ha spostato le ferie. Gente anche che organizzava la squadra appena terminato Campora di quell'anno, per l'anno dopo aveva già fatto il mercato. Esatto. Potevo far parlare anche i Pippi, ma poi troppo hanno trovato. Tra l'altro una cosa che così, giusto per una cosa che invidio è il calcio delle tattiche. E il circuito del calcio dilettantistico fanno questa zona di mercato all'Hotel San Marco, che prende un po', no, il mercato. Sarebbe bello fare a Campora degli stand con i tavolini dove gli allenatori vengono, perché sennò vedi queste scene molto buffe degli allenatori che girano e dei dirigenti che girano come dei falchetti che perché il torno dopo è troppo tanto. Esatto, quello è l'ultima chance, gente che arriva lì col braccio. Campora sì, almeno è l'ultima proprio possibilità, il mercato di trariparazione. Vedremo anche scene da tipo allenatore nel pallone. Esatto. Allora, vedo che sta lampeggiando, per quelli che siamo entrati negli ultimi due minuti velocemente presentiamo l'ultimo torneo, organizzazione Giacomo, location Piscina Qualena, lui e lei, è un torneo in cui un uomo e una donna cercano di non litigare, infatti è il momento in cui si presentano coppie scoppiate. Salvo il marito non gioca con la moglie anche salvo se i dei salvo i dei che rappresentano l'eccezione nel mondo animale in generale, non nel mondo della pallavolo ed è l'ultima occasione dell'estate per raccogliere i frutti dell'estate, esatto. Anche da quel punto di vista molto tecnico, non solo dei voli di libertà ma anche di altro. Dicevo location quando si svolge domenica 6 settembre, per cui un mese dopo Campora, e chiude la stagione, chiude tutto e possiamo chiudere, se vogliamo fare un ulteriore saluto, direi di chiudere anche qui per stare io chiuderei qui, per cui Cesare, Max, Giovanni, se volete dirci qualcuno vuole fare io ricorderei semplicemente appunto i tre canali dove potete trovarci, che sono su Facebook con la pagina Sambertura_Parma. Abbiamo un canale Twitter che cominceremo a utilizzare in maniera un po' più, diciamo, ordinata, appunto sempre @Sambertura_Parma, e poi il sito, base di partenza per chi vuole fare la parte di prescrizione e anche inserimento del certificato, quindi si mette a posto, già fatto adesso per tutta l'estate, che è sambertura_parma.it. Questa settimana praticamente andranno online i contenuti legati alla presentazione del calendario e poi mano a mano, come diciamo prima con l'aiuto di Roberta, andremo a snocciolare presentazioni dei singoli eventi, qualche aneddoto legato anche ai personaggi che hanno costellato negli anni
e in particolare di tornei degli anni passati. Comunque cercheremo di dare mano, dare forza a quello che è la parte di comunicazione su questi canali. Quindi seguiteci qui. Sicuramente il sito diventa importante per il discorso dei certificati medici, base di partenza per tutti per poter partecipare, e per la parte di prescrizione. Passando di lì date una mano agli organizzatori e anche voi mettete la situazione di essere più snelli nella fase di check-in e tornei. Quindi è molto importante tenere attento anche questo aspetto. Grazie. Ringraziamo tutti i presenti e ci vediamo sul campo. Grazie.